Hit. Qua abbiamo il marito, socio Giuseppe. Dove sta la proprietà? Adesso non c'è la proprietà, no? Sta in giro. Vabbè, oggettistica, ritratti dal Sud Salento e non solo. Tutto dipinto a mano, tutto creato a mano. Terracotta, legno, gesso, un po' di tutto. Qua abbiamo anche il bordo terra, bellissimo qua, eh? Meglio che dal vivo, eh? Meglio che dal vivo, complimenti. E che aspetta via Garibaldi, vicino al centro storico, quindi vicino al centro storico. Ci siamo. Beh, ci saluti la proprietaria. Va bene, grazie mille, alla prossima. Alla prossima. Zingarello Moto, noleggio bici anche tutto l'anno, anche scooter. Bici e anche scooter, perché vuoi andare nelle spiagge, questo periodo è un... Siamo nello stand di Zingarello Moto a Castrignano del Capo in via Grassi, all'entrata venendo da Gagliano, da Salignano. Noleggio bici ma anche riparazioni, assistenza e tutto quanto. Bici di ogni misura, anche per bimbo, con caschetto per i bimbi, ok, quindi anche per farsi delle belle gite nelle vie di campagna senza prendere sempre la macchina, c'è tanto casino. Una bella bici, questa è veramente bellissima, questa azzurra, facciamola vedere. Con marcia e senza marcia. Questo è un pezzo d'epoca, però rivisitato, bellissimo, beh, questo è veramente stupendo. Ti viene voglia di farti una bella passeggiata, insomma. Quindi vi aspetto a tutti in via Grassia, Gagliano del Capo, Zingarello Moto, Castrignano del Capo, in via Grassia. Decorazioni su legno, vetro, marmo, ceramica, lavorazione carta pesta a Castrignano del Capo in via Carlo Poerio 58. Beh, decorazioni su legno, su vetro anche.
niente, su ceramica, anche su commissione, certo. Ne vediamo una a caso, ecco, col cubicchiato immersa la pietra. Aggiungiamo un po' di poesia in questa serata. Per ideale per fare dei regalini, piccoli, piccoli pezzini. Di Sara Maruccia, da quanto tempo è stato aperto? Okay. E salutiamo anche Nasca, salutiamo. Ok. Grazie, alla prossima. Questa raccolta di immagini, da quando partono fino a quando arrivano? Partono da comunque dai primi del Novecento, dai primi del Novecento fino agli anni 70-80. La raccolta continua sempre di continuo. Cerchiamo di mettere insieme un po' del ricordo e la storia di Leuca e dei Leucani. Facciamo un'altra volta il libro. Il libro sono due volumi. Questo è il primo volume, dove si parla comunque di Leuca del passato. E più qui ci sono degli inserti non solo oltre le famiglie, anche della storia degli ebrei nel periodo dei campi Ura qui all'epoca. È durato quasi un anno quel periodo? No, sono durati dal 43 al 47. Ah, 4 anni. Ci sono 4.000 persone che sono passate per il campo di Leuca. Non sono ebrei. Senza dimenticare tutte le storie che le si storie sono legate a questo. E soprattutto a tutti i figli di Leuca, che sono circa 250. Gente nata a Leuca. Questo è il secondo, che parla sempre di Leuca e le sue storie. Qui abbiamo nello specifico anche la storia dei ponti, delle costruzioni importanti, quindi il ponte dello Scalo, il porto, la cascata monumentale. E poi c'è un inserto con una storia sul faro, con un racconto storico sul faro. Oltre a questa occasione, dove si può trovare il libro? Il libro si può trovare sia al santuario sia alla Prologo, quindi anche online, volendo solo chiedere. Ricordiamo il sito che gestisci te? leucaweb.it. Ok, ti ringrazio. Grazie. Mi alzo. Mi ricordo benissimo, mi ricordo. Ok, si ricorda, mi fece l'intervista, io me lo ricordo. Le mani? Certo. Anche quest'anno grande soddisfazione. Un momento veramente bello. E ci sono i clienti del corso di quest'anno, hanno avuto qualche richiesta in particolare o più o meno quelle? No, diciamo come richieste particolari no. Però tanta soddisfazione. Adesso i miei al di là della vendita, molta soddisfazione nel vedere i miei oggetti. Però rispetto allo scorso il tavolo si è un pochettino ingrandito, o sbaglio? Sì. Vediamo soddisfazione? Sì, ci ripeto la domanda. Sì, perfetto. Cerchiamo di migliorarci. Grazie. Grazie mille.
E vi lasciamo con questa frase. Sì, quella, diciamo, il mio motto, me la sono autodedicata. Non, allora, non importa quanto vai piano, piano l'importante è che non ci sia. Di concerto e poi c'è il Gesetto, scusa. Sì? Scusa. Che lo ci sento. Ma adesso quanto valgono le 500 lire secondo te? Le 500 lire quelle di... Ma quelle d'argento? Quelle d'argento. Quelle... Chiaro che la prima data, 57, valgono parecchio ad averle, ma io non ce l'ho per le... Perché alcuni dicono che ce l'hanno, però si illudono che ce l'hanno. E possono essere dei riconi, no? Potrebbero essere dei riconi, dei falsi, diciamo. Quella è chiaro che la prima vale parecchio, la prima, la 500. Senti, ma questi qui qua non è che ti sei pentito di averli cambiati sti soldi? No! Che cosa, 100.000, vero? No, io qualcosa ce l'avevo già, diciamo, no? Però mi piace averle queste cose, farle vedere. Ha inquadrato questo, sì. O la famosa, questa è la 10.000 che dei film di Totò, no? E la banda dei falsari che stavano ad imitare questa banconota. E poi c'è questa, la famosa, se potesse avere 1.000 lire al mese, che era questa, anni del 43. Insomma, sono cose belle, i mini assegni, la storia dei mini assegni, perché dovevano compensare la carenza di 100 lire, no? Di queste. Siccome non è che lo Stato italiano non le coniava, le facevano parecchi milioni, fino a 300 milioni all'anno, però non bastavano, perché le banche dovevano compensare con questi mini assegni, no? Però dopo hanno capito perché non c'era la carenza di queste monete di acciaio, diciamo, perché le portavano all'estero per fare cassa d'orologio. Dopo si sono accorti, tanti anni, purtroppo. Io ogni tanto faccio i mercatini, altre case. Senti, però lì ho visto delle foto un pochettino, le foto? No, no, ma scusa, noi se andiamo nelle chiese che facciamo? Nelle chiese stanno di peggio. E scusa, tutte le statue di Michelangelo, dove le mettiamo? Tutti i basilico. Vabbè, dove le hai prese? Io? Ma io sono una collezione, queste sono anche delle scuse del numero di Parigi. Queste sono opere d'arte, non sono pornografia, non è... Anche se tu dici, ma no, infatti i ragazzi non si scandalizzano, no, ma alcuni guardano la posa, la conciatura, no, prendono anche per quello, se li vendo ogni tanto. Poi li faccio pure così, no? Dublo passo. Manca però chi le ha scattato le foto, però. Pure questi sono di 20. Pensavo che ci fosse chi l'avesse scattato. No, ma questi sono di produzioni effettivamente, però degli anni 20. Non sono originali, posso originare sarei ricco queste cose. Che al minimo. Sì, infatti sono le produzioni perché sono molto digitalizzate. Sì, no? Si vede, chiaro, no? Anche la carta. Tipo cartolino, però ti sarebbe piaciuto sapere il paese. Il paese mio? No, il paese cartolino, perché sono la cartolina. Beh, c'è il paese, l'unità. Comunque queste sono attrici, attrici dell'epoca. Sì, sì, sì. Sono, sai quelle attrici del film, del visto il cinema musico, perché sì. Queste sono attrici di quel tempo. Non è che erano diciamo, delle prostitute, no, erano ragazzine che facevano le modelle e poi erano tutte. Pelle in carne, tutto naturale, è quello, dai, invece un corpo per venire è già un'opera d'arte, dai. Non è che no, non so che.
Calderosa, ci sono anche lui. Certo, vedere dei costi a Padre Pio è un'altra cosa, però, chi lo però, sia? dei costi agli santi, guarda, è una cosa spettacolare, Ah, vabbè, sì, una forte riporta, ti rende più idea, no? Scusate, vabbè, è troppo. C'ho pure cose antiche, anni 50, più belle, bellissime, davvero. Senti, ma una cosa, ti faccio una domanda e porto qua. Sì. Secondo te, una questione di anno affinché un qualcosa del genere sia una collezione? Cioè, a partire da che anno? Perché lui visse dagli anni 90, per esempio, no? Ah, beh, bello, sì. Sono 28 più anni, ma deve essere più di 30 anni. No, attenzione, non so se hai visto i documenti. Non so se hai guardato questi sono fatti tutti manufatti, cioè tutti manoscritti, no? L'Ottocento. Cioè, quello che ti voglio chiedere, anche una cosa uscita l'anno scorso. 800, vedi, 800. Anche una cosa uscita l'anno scorso può essere di collezione. Se è una rarità, sì. Dipende sempre dalla tiratura. No? Queste sono tutte le. Ma poi vado a ammirare, diciamo, la mano che avevano, l'abilità. Cioè, si curava di più l'ortografia. Chiaro, sì, loro studiavano. Cioè. E poi all'epoca erano pure pochi che sapevano scrivere, mica tanti. Che tipo di lettere sono? Missive, delle private, no? Visto a Brescia, le chiudevano così, senza busta, no? Potevano essere pure dei nobili che scrivevano all'epoca, 200 anni fa circa, quindi 1800... 8-95 forse. Un 8, no, 90. Non è 8, no, perché il 95 c'era Franco Bollica, 860 era già affrancato, okay. Quindi antecedente, sono pre-filatelli, cioè sono prima della filatelia, no? Quindi questo 1800 non 60, 35, no, qui no. Sedici, 16, perché 8 non può essere, guarda, non può essere, ecco, 16. No, 816 non si leggeva bene. No, ma loro lo facevano così, un po'. Anni, un documento. Ok, grazie mille. Grazie a te, ti ringrazio. Vi lasciamo. Dove va sul telegramma? Ragli del cavo con te il telegramma. Usiamo meglio. Ma lui a livello audio però. Internet. Ah, su internet? Non lo sapevo. Quindi se va su internet per vedere lo stesso. Sì, martedì, e con la foto di Guglielmo in Pietro, 98-99, grande, l'unico anno buono che ha fatto Guglielmo in Pietro. Vi salutiamo. Ah, poi vi video.